Buonasera a tutti, ancora ben ritrovati con Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Ecco qui intanto vedete un po' le immagini preliminari di questa corsa del Giro del Lago di Chiusi, che fra l'altro la mattina aveva piovuto, Moreno, quindi era una mattinata diciamo abbastanza sì, a rischio. Anche appena quando ci scaldavamo facevano delle gocce, poi dopo piano piano strada facendo è venuta una bella mattinata, è stata una bella mattinata, non è anche fredda, calda, l'ultima era anche troppo caldo. Esatto, fra l'altro questa qui è una gara abbastanza impegnativa, come vedremo poi anche dal percorso, dal tipo di percorso che veniva pochino utilizzato. Sì, un tratto è stato fatto nella bonifica della Val di Chiana e un tratto tutto sali e scendi nella strada abbastanza comunali, penso provinciali, non c'era neanche traffico. E ecco, si correva abbastanza bene, però ecco, il percorso era abbastanza impegnativo. C'erano sembra tre salite abbiamo trovato insomma 18 chilometri e qualche cosa, insomma non sono poi pochi 18 chilometri, molti non erano ancora, non sono abituati a farli, perché venendo dall'estate le gare sono tutte più brevi, quindi non c'era insomma la capacità di avere un fondo per fare 18 chilometri, insomma, ecco. Però qualcuno l'ha fatta anche in previsione delle prossime maratonine o maratone che ci sono nel periodo autunnale, quindi chiaramente doveva essere una gara ad hoc. È partito col passo che poteva tenere e cercato di arrivare fino in fondo con un certo ritmo, anche se era una gara che non era da ritmo, perché come dicevo prima c'erano le salite e discese, però scorreva abbastanza bene, il percorso non era monotono e... No, ecco, per quello effettivamente dobbiamo dire che poi era un percorso in cui variazioni di ritmo e soprattutto diciamo anche la presenza di tanti sì, partecipanti, perché oltre 300, quasi 300. Sì, sì. Quindi ha fatto il record, mi sembra 80, circa un centinaio più rispetto all'edizione precedente, quindi è stata in crescendo come gara. Speriamo che si mantenga, perché non è detto, molte volte, tutte le volte vanno delle edizioni vanno bene, delle edizioni vanno male, e dipende sempre dalla concomitanza. Dalle concomitanze delle varie manifestazioni, sì. E qui intanto che vediamo proprio, stiamo risalendo piano piano dalle retrovie, il gruppo di testa, che come vedete percorso un po' impegnativo, addirittura qui in questa fase diciamo anche la presenza di un gruppo particolarmente anche agguerrito ha dato veramente vivacità alla competizione, ma soprattutto anche da un punto di vista proprio tecnico molto buono, molto valida, insomma. Sì, non rimanevi, era difficile rimanere soli, perché come detto prima 300 persone, insomma trovi uno che il tuo passo lo fa sempre, quindi era difficile rimanere soli, e solo i primi rimangono soli perché certo, hanno altri ritmi, ma però nella pancia del gruppo molte persone si equivalgono. Ecco, fra l'altro dobbiamo dire, quindi intanto vediamo anche il settore femminile, che il percorso era quasi completamente sgombro da mezzi, quindi anche questo qui, anche perché effettivamente essendo proprio un ambiente abbastanza isolato. Sono ecco, località abbastanza isolate, qui penso il primo paese che troviamo è Porto, mi sembra, si chiama, sono località che io non c'ero mai passato, poi Villastrada, sono due paesi che io l'avevo visti passando sulla strada principale, però ecco, non ero mai andato da queste parti, però effettivamente sono dei posti bellini, sono un po' fuori mano, ma insomma... Ecco, qui vediamo proprio, stiamo risalendo un pochino il gruppo, vedete proprio molto variegata, qui intanto vediamo la Barneschi Francesca, che era una fra le papabili protagonisti di questa competizione. C'è una Martinelli Emanuela, che era un pochino più avanti. Sì, che sicuramente era più avvantaggiata su percorsi abbastanza più lunghi. È molto varia anche queste variazioni, anche probabilmente proprio del percorso, per salite e discese. Questa è la Schicchi, ecco, sì. Siamo usciti da Porto, questo paesino. Ecco, Celestini anche, quindi atleti che, bene o male, ognuno cercava di imporre il proprio ritmo. Ecco, qui poi dopo, una volta fatta la discesa, c'era questo strato diciamo pianeggiante, e poi si ritrovava un'altra volta una salita impegnativa. Quella salita che portava a Villastrada dopo. Ecco, qui vediamo proprio anche Vannuccini, ecco, che vediamo il paese di Porto su dietro, infatti si vede che è su in alto. Ricca. Ecco, vediamo proprio anche Stefano Sinatti in questo frangente, che fra l'altro anche lui, considerando tutto, ha apprezzato molto il percorso, considerando che non era, pensava che fosse molto più impegnativo, insomma, ecco. No, infatti ha fatto queste salite, dopo si correva sul ritmo, il problema è arrivare in cima alla salita sempre era. E qui ecco piccoli avvallamenti che ovviamente un po' interrompevano il ritmo di gara, ma sicuramente alla portata di tutti gli atleti, oramai sono tutti preparati, difficilmente troviamo atleti che non hanno una preparazione diciamo adeguata per una distanza intorno a 15-20 km. Sì, ma poi, come dicevo prima, chi c'ha il ritmo sulle gambe era quelli davanti, gli altri hanno cercato di arrivare, fare il ritmo secondo le proprie possibilità. Ecco, come dicevo adesso,
a fine estate, inizio autunno, ancora molti non hanno sulle gambe i chilometri. I chilometri cominciano ad averceli adesso perché iniziano le mezze maratone, le maratone. Fino a primavera, ecco, le distanze sono quelle preferite, sono le lunghe distanze. Abbiamo visto anche Fatichenti, Peparini, poi abbiamo visto Mazzarelli, ecco, atleti che bene o male occupano un pochino, almeno per quanto riguarda anche Carlini, Fatichenti questo e, sì. sì, e Mazzarelli, diciamo, le posizioni anche di testa del circuito del Grand Prix, quindi insomma, chiaramente ormai anche questo è un impegno che molti si sono presi per cercare di C'è completare la gara. molte, mi sembra rispetto agli anni passati, quest'anno è più sentita Ma poi è molto il incerta, finale, sì. ancora non Sì, sappiamo quello che effettivamente ancora andrà, come andrà a finire, ci insomma, sono ecco. molte gare fra Sì, le sì, sì. quali ci sono molti E qui punti in se palio adesso, uno, sì. se uno, ecco, qui per esempio c'è stato Ragazzini Giacomo che poi ha avuto una contrattura, E è si è stato costretto al ritirato. ritiro e ha perso dei punti importanti, insomma, ecco. Intanto anche Bettarelli Bettarelli, Stefano che Donnini e Lemar, sta sì. perdendo un pochino un po' leggermente il No, movimento no, della testa, ma rimane ce sempre l'ha sempre. costante, ormai è diventata emblematica Sì. la sua posizione, il suo movimento Io anche di no, testa. cioè non mi ricordo, sai, io mi ricordo, se non lo so se voi ricordate Fanciullini Alfiero, che era come lui, muoveva la testa, però anche lui era forte, Ecco, specialmente qui in siamo nella salita. testa della corsa con Attilio Nivola, poi dopo Rossi Lorenzo l'abbiamo visto in video, Tartaglini in maglietta completamente nera, ecco che vediamo proprio Nivola che comincia già a allungare qui prima della salita, poi dopo comincerà a allungare decisamente, poi Vannuccini che l'abbiamo visto protagonista recentemente in tutte le gare, Rossi Lorenzo lo stesso, vincitore domenica scorsa anche della corsa Della del centro Coppa, commerciale, sì. poi questo qui è Conti Pier Giorgio dell'Atletica Spoleto, ecco poi qui vediamo un gruppetto comprendente Donnini, Banelli E poi Anzano era, e poi ecco, anche Abanelli è nato benino, poi sì, Bettarelli, qui, ecco, qui vediamo ragazzini intanto ancora che c'è. Ragazzini, non male, e poi ecco Camilloni era un altro della Rim Runner, un altro atleta e qui anche un altro che non demorde mai, direi Mirko Refi che regge fino insieme a Ciambiello e poi Alessandro Annetti che riesce a fare a volte delle gare un pochino più importanti, a volte un po' meno, anche lui è un po' altalenante Sì. quest'anno, però è sempre costante nelle prime posizioni. E poi qui Ettore Fontani che è chiaramente imperterrito ancora protagonista della categoria veterani, anche se dietro lottano serratamente, serratamente. Capitella veterana, come diciamo sempre, è Di quella. Stefano abbiamo visto, poi ancora Bianconi, speditamente dipendente Perugina di Atletica Il Colle, ecco via via si susseguono un po' i vari No, qui concorrenti. rispetto alle gare che facciamo ad Arezzo, c'è qualche atleta in più, Umbro in Umbro, che più, non, che molte volte non conosciamo, e certo. quindi Sono quelle occasioni anche che servono anche certo, per per vedere confrontarsi proprio, le certo. proprie caratteristiche, insomma, ecco. E qui ecco, chiaramente indugiamo con le riprese proprio per attendere l'arrivo delle prime donne, intanto vediamo Fatichenti che ancora consolida la sua leadership nel circuito del Grand Prix davanti a Refi Mirko e anche a Giacomo Ragazzini. Nella categoria veterani, anche lì si alternano Frontani insieme a Stefano Sinatti, quindi c'è da vederla un pochino anche nel proseguo delle ultime gare. Poi Mazzarelli vediamo qui insomma transitare. E nella categoria argento invece c'è stato un capovolgimento proprio nell'ultima gara È incerta ancora la con cosa. Lancellotti, poi ci siete, poi c'è lo Scaglia, ma ovviamente ci sono ancora quattro gare importanti, fra cui Sinalunga, poi ci sarà la Melatonina che chiaramente sporta tanti È quella, punti, sì, e che poi Cori Puglia, poi il trail del Memore Annetti che punteggio saranno triplo, punteggio prima. triplo, quindi lì veramente potrà essere determinante l'ultima gara del circuito. Qui intanto vediamo ecco, la protagonista in campo femminile, la Emanuela Martinelli, che è questa che le predilige queste gare, ma riesce anche a raggiungere risultati importanti, insomma, tutto sommato Cioè, molto le positiva. gare E dopo 20 km, insomma, è abbastanza competitiva, molto competitiva. qui si comincia a salire, questa salita E questa che dovrebbe essere quella che va a portare via sale, la strada. sale, sale abbastanza costantemente, poi nella parte conclusiva è anche molto più pendente, quindi chiaramente molto più impegnativa rispetto anche alla parte iniziale che sembra ancora pedalabile bene. Poi nella parte conclusiva invece è un pochino tosta. Però vedi, vediamo già le prime avvisaglie, diciamo, di selezione per quanto riguarda la testa della corsa. Ecco, qui siamo proprio alla conclusione della testa della corsa e vedete che già si frazionano Nivola già Tartaglini e andato lui, Rossi sì. e, Ecco, Rossi, e Tartaglini e Nivola questo che è peggiore, guarda, si questo è il vede anche tratto da qui, finale, sì, sì. che è molta salita. Questo è il tratto, diciamo, prima della discesa, vedete comunque sempre imperterrito, molto compatta la corsa di Nivola, anche Tartaglini non è male, è uno che non demorde mai, Rossi che l'abbiamo visto protagonista domenica scorsa, quindi c'è atleti che insomma ecco, stanno rientrando tutti anche perché
sia Niola che Tartaglini che Rossi potrebbero essere protagonisti insieme e andare ai campionati italiani di 15 a giù a Benevento. Agropoli. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Ecco, intanto Anzano, Vanelli, poi Donnini, Donnini, ragazzini. Ragazzini, Comunque, poi ragazzini, io Bettarelli. l'avevo visto, ma qui arriva, era a buon punto, Era ma buono, era buono, poteva era buono. arrivare in fondo quasi, Ha perché da qui c'erano sentito un dolore 6-7 km, sì. muscolare che l'ha costretto, suo malgrado, a fermarsi. E lo so, lì aveva guadagnato qualche punto anche nei confronti degli avversari, perché qui diventa determinante, insomma, un po' che diciamo, la posizione di arrivo da parte di questi atleti. Vediamo, vedete, proprio anche la posizione, posizionando la telecamera bassa, vedete la salita che è abbastanza impegnativa in questo frangente. Il lago giù in fondo si vedeva, il lago di Chiusi. Però ecco, pedalabile, abbiamo visto che un po' tutti l'hanno fatta in maniera funzionale. Ecco, vediamo anche la Martinelli leggermente affaticata, però riesce ancora ad esprimersi spingendo fortemente. Abbiamo visto di scorcio anche un oliveto con tante olive in questo caso qui, quindi una parentesi positiva lì nella zona. Ecco Questo la c'era. Francesca, sì, no, perché anche molte volte io ho fatto caso, gli olivi hanno gli olivi dove erano riparati. Gli altri dove sono proprio all'aperto non Poi hanno abbiamo visto niente. transitare anche le Bellini Giulia dell'Atletica Corri Ferrara, poi per quanto riguarda, qui vediamo si sta agglomerando poi a Benedetti, vediamo. Benedetti il gruppo, un bel gruppetto di atleti, fra cui anche Nicoletta Felice, vediamo Sanarelli, poi Soldini. Soldini, sì. C'è da dire che Nicoletta Sanarelli ultimamente sta Andando andando molto fortissimo, forte. molto Questa è la forte. Gattobicio Simona. E non a caso sta conducendo la leadership del Grand Prix, quindi anche questa è importante, insomma. Intanto Quella con le vediamo. braccia alzate è Casi invece, Casi Casi Alessio, Alessio che che domenica oramai. scorsa, no, 2 domeniche fa, ha partecipato all'Isola d'Elba, che poi non è stato sospeso il come si chiama? Triathlon, quello da 180 km in bicicletta, 40, e quindi è stato per le condizioni atmosferiche, è stato sospeso e ha perso una gara nel Grand Prix. Era uno che ha fatto tutte le gare, escluso quella della Rezza Biglia. Tutte Apposta, perché lui apposta, ha fatto tutte le le gare, ha gare, fatto. sì. Sì. E qui intanto vediamo, ecco, che gli atleti stanno Stiamo rientrando di nuovo nel sentiero della bonifica. della Questi sono gli bonifica. ultimi 2 o 3 chilometri. E qui vediamo l'arrivo di Attilio Niola, perché chiaramente per poter raggiungere tutti questi atleti diventava un pochino difficile. Il tempo è di 1:05:14, secondo posto per Rossi Lorenzo della Polisportiva Policiano, il primo anche della Polisportiva Policiano, E poi il terzo. terzo sempre, quindi un triste della Polisportiva Policiano con Tartaglini, 1:05:58 per Rossi, 1:06:29 per Tartaglini. Poi il quarto posto è per la Polizia del Campino 1702 anzi, il gruppo sportivo Fiorino, per quanto riguarda Vannoccini Francesco. Poi vediamo questo atleta Conti Pier Giorgio della Lega Spoleto 1:07:42. Poi all'ottavo posto invece Merluzzo, ecco qui vediamo l'atleta che sembrava facesse grandi risultati, poi si è un pochino ridimensionato, forse troppe gare lunghe anche lui, quindi è chiaro che Alzano Fabio, questo. qualche cosa ne ha pagato. Ecco, qui intanto vediamo Di Mario Donnini, anche lui sempre invece abituato con ultratreli, quindi lui, queste qui sono passeggiate. Banelli Luca invece che sta andando molto bene, Refi sempre in volata, questi arrivi sempre molto, molto rapidi. Un pochino più tranquillo è Fontani. Fontani, ecco qui intanto braccia alzate per ricordare che lui è vincitore della categoria veterani. Poi Alessandro Lenetti, che ancora forse nelle gambe non ce l'ha tutta la distanza. E poi ecco, vediamo la del settore femminile, Martinelli Emanuela, che ha impiegato 1:17:22. Quello dovrebbe essere Mori Lorenzo Mori che fa la Lorenzo volata, subito sì. dietro, sì, della Subiano Malta, poi Fadda Gerardo. Poi ecco qui vediamo invece la Barneschi Francesca, 1:18:24, quindi circa un minuto di stacco che ha subito. Mentre al terzo posto vediamo la Enriquez, No. no, non mi sembra, e quindi dovrebbe essere la Bellini Giada forse dell'Atletica Correferro. Ecco qui poi ancora vediamo un altro arrivo anche per quanto riguarda l'atleta delle. Atletica Castello. E qui siamo alle premiazioni per quanto concerne. Ecco, era Municchi Marcella della Vispa Badia San Salvatore, quarto posto per Canuto Elena, al quinto posto Van der Marl Silvia, sesto Sanarelli Nicoletta, settima Sordini Laura, ottava Vichi, nona Sassi Antonella. E al decimo posto Enriquez Irene. Qui intanto vediamo proprio il Tutti podio invece le donne, maschile sì. e il podio femminile. Adesso sentiremo All'inizio anche. l'abbiamo controllata bene perché il lungo, ho detto, ora no, non fa tanti lunghi.
però all'inizio l'ho giostrato un po' alla meglio, poi con i cavalli, quelli che c'avevo accanto, si andava su anche abbastanza forte, ho detto ma speriamo bene di arrivare alla fine, però ce l'abbiamo combattuta bene. Io ho controllato fino alla salita, quale ho veramente da sprecato tutto quello che avevo, poi in discesa sono riuscito a recuperare, andare via bene, però lui lo vedevo, però è proprio un altro passo con una facilità incredibile, quindi tanto di cappello a lui e no, sono contento della gara, quindi tutto bene. Il percorso è veramente bello, impegnativo però bello, scorre bene e Attivi ha preso subito il largo, poi siamo rimasti un po' io, Lorenzo e Vannuccini e dopo quale Lorenzo mi ha un po' staccato e vi siete frazionati, insomma, dopo sì, ognuno ha fatto parroccia per conto suo. Esatto. Però una bella gara, da rifare. E adesso siamo passati invece ad Arezzo Abiglia, tutti in pista, come vedete nelle immagini, una manifestazione di solidarietà che ogni anno si presenta nel Parco Pertini per, diciamo, parlare delle disabilità più diffuse, quelle motorie ma anche quelle intellettive. E quindi questa qui è la solita gara importante, nonostante le concomitanze con altre manifestazioni, ha visto un discreto numero di partecipanti. Oltre le previsioni, previsioni c'è stata una partecipazione molto buona, quindi penso che gli organizzatori siano contenti, ecco, perché come dicevi te, le concomitanze ce ne sono tante. Sono infinite, sì. No, e questa essendo una gara... Fra l'altro non è premiata. Molto premiata, quindi era solo proprio così per fare numero quasi. Però questa è proprio di solidarietà, quindi una gara importante anche sotto questo aspetto qui, hanno raggiunto anche l'obiettivo, lo scopo anche di dare un aiuto per il calcit, quindi questa è la cosa anche fondamentale, la Wisp di Arezzo insieme al CONI sono riusciti a realizzare questa manifestazione. Vediamo qui i vari passaggi al primo passaggio. Bellissima chiaramente la location in cui veniva verificata questa manifestazione, vedete il passaggio di faticamente intanto qui Paganelli, Banelli, Tavanti che si susseguono un po' nel proseguo, diciamo, di questa gara. E direi che comunque sia è sempre uno spettacolo entrare nel Parco Pertini. Ora sì, è vero che stiamo utilizzando molto anche il Parco del Pionta, dove effettivamente abbiamo visto qualcosa di spettacolare, insomma ultimamente ci sono le condizioni per poter dire andiamo al Parco del Ponte, alleniamoci, perché è l'occasione anche buona. Ma c'è da dire che ancora sono le serate continuano, i martedì continuano, quindi se qualcuno vuole tornare alle sei e mezzo siamo lì al Parco del Pionta. Ovviamente c'è una bella anche illuminazione e questa nella pista ciclabile possiamo veramente utilizzarla per gli scopi che sono stati predisposti, quello proprio di entrare, quindi far parte un po' integrante di questo spettacolo che il Pionta dà. Ma tornando alla corsa Arezzo Abiglia, Moreno, sono due giri uguali, però quest'anno è cambiato il percorso, sì. È molto bello, percorso anche questo abbastanza impegnativo, perché quando vai in via Mazzini in salita, quindi si sente un pochino, però è scorrevole, facile. Non stanca la testa, quindi insomma è bellino, bellino. Ecco, a proposito di stancare la testa, chiaramente ci sono tutti i presupposti anche per la maratona Città di Arezzo, che stiamo affrontando un percorso nuovo, non l'abbiamo ancora diramato anche sul nostro sito di ipotismo.tv oppure maratonacittadarezzo.it, perché proprio questa mattina c'è stato un incontro con gli amministratori, il vice sindaco e poi tutto il settore del traffico di Arezzo per cercare di trovare una sintesi, una sinergia per realizzare questa manifestazione. Quindi il percorso che era stato un pochino ideato inizialmente è stato parzialmente modificato, quindi a questo punto nei prossimi giorni sicuramente sarà esposto alla collettività, quindi agli appassionati di ipotismo per la maratona Città d'Arezzo, il nuovo percorso che sicuramente è molto più veloce e direi anche movimentato, più raccolto, più spettacolare, sì, insomma, ecco, dovrebbe essere più spettacolare. Dovrebbe venire un buon tempo, dovrebbe venire, uscire fuori in buon tempo, quindi ecco chi la Francesca intanto vediamo i passaggi, chiaramente questi erano passaggi. Sì, la Francesca c'era, Balleschi c'era da dire che la sera prima mi sembra aveva fatto la maratona del Mugello. 30 km la maratona del Mugello. Ecco, e qui intanto vediamo l'arrivo di Alessandro Annetti che va a vincere, quindi è sempre impegnato su questi, specialmente su queste manifestazioni anche di solidarietà, ce la mette sempre tutta, quindi grande
Complimenti per Alessandro Nanetti, 23.50 al suo tempo, poi distanziato di quasi 30 secondi per quanto riguarda Alessandro Tartaglini, compagno di squadra. Al terzo posto per Alessandro Paganelli della Polisportiva Chianciano, poi al quinto posto Tavanti, poi Ciambriello, Ciambriello, poi ecco Tartaglini, terzo Patichenti, scusate, Patichenti al terzo adesso. Posto, Paganelli al quarto, Tavanti al quinto, Ciambriello al sesto, Refi, ecco qui Tavanti che anche lui sta andando forte, l'abbiamo visto forte anche in occasione della corsa del centro commerciale, poi ancora Ciambriello, poi Refi, Manelli. Ecco qui si susseguono questi atleti, ovviamente a seguire perché le distanze sono abbastanza brevi, anche perché il percorso era intorno agli 8 km. No, 9 km dice, sì. Sì, 9 km, sì. E poi ecco vediamo che arriva anche Celli dell'Atletica Futura, poi Tarquini Alessandro, e qui intanto vediamo Fontani Ettore nella categoria dei veterani ancora protagonista, poi Severi Giorgio, Peparini e poi ancora vediamo Celestini, poi Di Miceli, e qui ancora Volate, vediamo la prima, ecco la prima che è Sanarelli Nicoletta che va a vincere la gara femminile, quindi è il secondo anno, è la seconda gara nel circuito del Grand Prix che vince la Sanelli, ma poi è sempre nelle posizioni di testa, quindi significa che sta andando bene, sta andando. Poi secondo la Tiberi, abbiamo visto nel frattempo anche Tonelli Luigi, per quanto riguarda l'argento, anche lì lotta serratissima in queste categorie, perché chiaramente poi Zangrilli, ecco, si susseguono un po' tutti, però sono alla portata di tutti queste gare, forse a volte sono brevi, ma sono anche quelle più intense, quelle più vivaci, insomma, ecco, vediamo gli arrivi abbastanza tranquilli, senza grossi patemi, sono quelle più facili da recuperare, e esatto. Due giorni dopo può fare un'altra gara, insomma, senza, e quindi impegno. Li vediamo giungere al traguardo, sì, forse, però dopo 30 secondi sono in grado, sì, di poter ripartire insomma, ecco. E intanto ecco che arrivano anche questi arrivi della competizione, ecco, vediamo Ceccarelli, poi di Paolo, sì. Poi Monosinati, poi Sguerri, quindi tutti della stessa categoria, hanno spazio nello fascio di 30 metri, 40 metri, insomma, ecco. C'è da dire che lo Sguerri domenica scorsa si è infortunato, speriamo che non sia niente, perché è già iscritto per la mezza maratona, sarebbe... E qui intanto, ecco, dato che Arezzaviglia proponeva, diciamo, la presenza di tutti gli sport, ecco qui vediamo una carrellata un po' degli sport che erano presenti, che volevano chiaramente promuovere le proprie iniziative, vedete un po', ecco, le varie caratteristiche, e quindi una giornata veramente di sport in questo scenario del parco Pertini, sicuramente positivo. Prossimi appuntamenti per quanto riguarda il circuito del Grand Prix: domenica prossima, dicevamo, a Sinalunga ci sarà la passeggiata alla fiera, e poi comunichiamo, ahimè, purtroppo per motivi di ordine pubblico, sì, non è stato possibile realizzare la corsa a Badia Ruoti, quindi è stata, ahimè, interrotta, perché il sindaco non ha dato autorizzazione per la corsa non competitiva, quindi è una cosa stranissima, la prima volta che sento una cosa del genere. Comunque sia, la parrocchia di Badia Ruoti non è stata in grado di poter realizzare questa competizione, quindi ce ne scusiamo, anche noi che avevamo diramato un pochino questo volantinaggio, ma è stata proprio, diciamo, vietata la realizzazione. E poi ovviamente andremo al 22 fuori circuito Grand Prix, saranno i campionati anni CS di Arezzo di 9 km, in cui avremo 4 aretini almeno che saranno presenti a questa competizione. Presenti, Vabbè. E poi dopo il 22, il 29, ovviamente ricordiamo la Maratona Città d'Arezzo, gara internazionale, e sono tanti atleti, a questo punto siamo intorno ai 700 iscritti al momento, ma sicuramente supereremo abbondantemente le 1000. Il 15 ottobre, se qualcuno vuole andare a Pietralunga, c'è una gara, la Tartufissima. Vedremo. Dato che non ci sono gare da noi. Bene, con queste immagini, diciamo, relative alle premiazioni anche dei diversamente abili che sono presenti qui sul palco, sono stati chiamati, l'entusiasmo che le accomunava, ovviamente noi ci congediamo e chiaramente vi diamo l'appuntamento fra 15 giorni per quanto riguarda, diciamo, le prossime manifestazioni. Buona serata a tutti. Sera.